conferenza stampa istituzionale da Palazzo Lombardi in Apicena oggi sabato 4 maggio 2024. Sono con grande gioia in compagnia degli amici della SD Atletica Apicena, non ricordo tutti i nomi di battesimo, sono tutti amici di vecchia data, e è stato anche Chiara in rappresentanza del main sponsor della manifestazione. L'amministratore comunale di Apicena, che mi onoro di rappresentare da ormai tanti anni, ha investito molto in questi anni nella cultura, nello spettacolo, nelle attività, come dire, culturali che possono portare ricchezza al territorio. Sicuramente questa manifestazione può essere a tutti gli effetti annoverata come una delle più importanti che si fa durante l'anno. Perché? Perché nella nostra città in quel giorno, in quella giornata, arrivano centinaia e centinaia di, come dire, di sportivi, di podisti in questo caso, da ogni parte della provincia e della regione, in alcuni casi anche da fuori regione, perché abbiamo avuto anche dei campioni, ricordo, nazionali che hanno partecipato alle nostre diverse manifestazioni. Parliamo di centinaia di persone, quindi c'è anche un indotto economico che arriva nella nostra città, ma soprattutto è un momento in cui continuiamo a far conoscere le bellezze della nostra città a chiunque, a chi ci segue da casa, sui social, sulla televisione, saluto anche la stampa qui presente oggi, ma soprattutto a gente che magari non conoscendo la nostra città, con questa manifestazione viene ad Apicena e può apprezzare la nostra disponibilità, la nostra gloria. Tutto quanto vogliamo continuare a lavorare per portare sempre più gente nella nostra città, praticando, come dire, sensibilizzando rispetto anche al tema dello sport. In questi anni abbiamo investito molto anche nelle strutture sportive che tanti anni fa erano distrutte e abbandonate, oggi sono piccoli gioiellini che pullano giornalmente di tantissimi cittadini, piccoli e grandi, che fanno bene alla salute, che fanno bene alla socializzazione, che fanno bene alla città, che è un popolo, una città che anche ha possibilità di passare tempo libero e sport in maniera sana, sicuramente una città, oltre che per l'avanguardia, è una città che vive di principi sani della vita, come sono i principi che solo lo sport può trasmettere. Io non voglio dilungarmi perché voglio dare tutto lo spazio possibile agli amici dell'associazione, alla loro giornata. Ci vediamo sicuramente sabato prossimo di mattina, questa volta credo. No, pomeriggio. Volevo vedere se stavi attento. Lo dirai dopo di me. 15:30, degli altri anni. Di ringraziare l'amministrazione nelle sue varie dipartimentazioni, diciamo così, quindi la giunta, i vari uffici, il Palazzo della Cultura, il mio staff, tutte le persone che insomma si prodigano per la buona riuscita di queste manifestazioni, e soprattutto poi un ringraziamento particolare e speciale a tutte le associazioni, ad iniziare dalla Atletica Apicena, ma tantissime altre associazioni culturali che sono nate in questi anni, che ci affiancano nell'organizzazione di queste tantissime manifestazioni. Quindi continuate a seguirci, nelle prossime settimane vi illustreremo anche il programma degli eventi estivi, sarà un'estate molto ricca, ovviamente l'abbiamo voluta, come dire, programmare proprio per evitare interruzioni alla programmazione. Quindi grazie di cuore, ci vediamo sabato prossimo, e viva Apicena, e viva l'Atletica Apicena. Grazie.